Primo settembre 2024. Tra poco vedo la luna del cielo della Val Camonica, sopra Capo di Ponte. Ma prima però voglio vedere il fluire ancora esistenziale di un fiume denominato Oglio, la percorribilità di questo fiume che arriva dall'Adamello. Sono qua, imprigionato nell'amore per l'arte, perché stasera ho scoperto che il reverbero dell'acqua, lo sciacquio, lo scroscio dell'acqua di un torrente mi dà un effetto eccezionale alla mia persona, in quanto segue una notte stellata. Sì, sono qua, in riva al fiume, ad aspettare una notte stellata. Ma guardate, il cielo, provincia di Brescia, con le nubi che si alzano nel cielo, come fossero a passeggio in senso circolare, che si abbracciano, si allontanano, insomma, come il cielo di Van Gogh. Come il cielo di Van Gogh in una notte stellata. E qui l'inizio della mia serata, dove queste nubi che salgono da quella bella montagna denominata, ma come si chiama? Ma lo sapete tutti, non ripeto il nome, la montagna della Concarena, Badile, il Badile, e soprattutto io noto in me queste nubi che sembrano una panna montata, ma devo dire che hanno un giro intorno a se stesse, come se si allontanano e si avvicinano come il cielo di Van Gogh, un giro che determinano in questa visione la circolarità dell'essere, un andare e riviene che affluisce in un senso di attrazione terrestre. Il cielo a contatto con l'uomo diventa poi un volo in queste nubi qua, chiare, scure, dove il pensiero vola, vola in questo cielo di Van Gogh, della Val Camonica.